Signori, buonasera a tutti. Eccoci qua, sempre sorridenti, con un personaggio ormai noto nel mondo dell'arte, della musica, della cultura e naturalmente del mondo dello spettacolo. Oggi ci troviamo in una location d'eccezione. Ci troviamo nella sala consiliare di Sorrento. Essere a Sorrenti significa essere VIP, significa essere l'elite di un certo settore, il quale Angelo Iannelli fa parte. Ciao Angelo. Ciao Franco e benvenuti in questa meravigliosa città. Ecco, come hai detto tu, ci troviamo nell'aula consiliare del comune di Sorrento per un evento importantissimo, un evento culturale di prestigio, e parliamo del premio Sorrentum dell'associazione Arte Scriventi, e dove quest'anno ho un compito abbastanza particolare, è quello di essere direttore artistico, quindi di apportare un elevato input dal punto di vista artistico, tanto è vero che ci saranno tanti amici del mondo dello spettacolo, della cultura. Parliamo del cantante e attore Antonio Buonomo, parliamo di attori della fiction di Un posto al sole come Giovanni Caso e appunto Cosimo Alberti, parliamo del talento giovanile che ha fatto anche i prodigi su Rai 1, parliamo di Ciro Marra, un giovane che sicuramente sentiremo parlare, poi ancora la bellissima Edda Cioffi, presentatrice e conduttrice TV, e ancora Giovanni Di Vinzo, ma tanti sono i personaggi che saranno volano per questo premio super importante, dove la cultura è l'anima di questa iniziativa. Verranno poeti un po' da tutta l'Italia, e grazie all'amico Luigi Leone che da sempre mi è vicino nelle mie iniziative, io sono vicino nelle sue iniziative, abbiamo creato una sinergia e insieme possiamo essere forza positiva per la regione Campania per quanto riguarda il discorso culturale, sociale e turistico. E vicino a me c'è proprio lui, c'è appunto l'amico Luigi Leone. Buonasera. Naturalmente Angelo non finisce mai di stupirci, perché i suoi eventi sono ormai diventati unici per la vastità dei personaggi che ci sfilano davanti e nello stesso tempo che lo seguono, perché è un progetto molto importante, sta raggiungendo degli obiettivi molto alti, e questo grazie alla sua bravura, alla sua costanza. Essere qui con Angelo Iannelli a questa manifestazione. Allora, intanto ringrazio tutti di essere intervenuti qui a Sorrento. La mia associazione, sono ormai 16 anni che porta avanti questo premio, che prima era un premio nazionale, adesso è internazionale perché ci sono partecipanti anche dall'estero, e diciamo abbiamo avuto una crescita continua negli anni, e grazie ad Angelo speriamo di crescere ancora di più, perché lui da quest'anno è direttore artistico, sperando che lo sarà per molti anni, in modo che diamo, ecco, come diceva lui, un input sia a lui che al premio Sorrento, Sorrentum. Speriamo di fare tantissime altre edizioni con personaggi sempre più importanti. Angelo come direttore artistico già è un grosso scoop, una garanzia. Essere qui in questa sala penso che sia un obiettivo della tua carriera artistica. Ieri sei stato premiato a Salerno, altri due premi bisogna citarli perché sono talmente tanti che alla fine diventano innumerevoli, e si perde il controllo dei premi che stai ricevendo. Tra l'altro oggi c'è un premio importante messo su proprio dall'organizzatore Luigi, che è il premio Pulcinella, un premio che viene conferito ogni anno a un personaggio che si è distinto nel mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Quest'anno saranno addirittura due Pulcinella, perché c'è un altro premiato, e Angelo lo merita anche perché lui è uno dei grandi interpreti della maschera di Pulcinella, che conosciamo le sue performance, e quindi è un premio più che meritato. Pulcinella di Angelo Iannelli ormai è conosciuto quasi in tutta Italia, è una conseguenza di quello che sta facendo, perché lui combatte la illegalità ma nello stesso tempo impone la legalità, la chiarezza, la trasparenza di ciò che fa. Ecco il nocciolo del successo di Angelo, perché Angelo con i personaggi del mondo dello spettacolo è se stesso, essendo se stesso ha quel seguito che
che molti vorrebbero e che non hanno. È giusto, è giusto. Beh, io dico sempre la semplicità è la forza della vita. Portare avanti quelli che sono i valori insegnati dai propri genitori, ma soprattutto metterci tanta passione, tanto cuore, tutto è già realizzato, tutto già è compiuto. Quindi se a tutto ciò noi leghiamo il sorriso e la voglia di fare cultura, è un pathos di emozioni che ci porta a vincere nella vita, a portare quelli che sono i veri messaggi fatti di solidarietà, fatti di legalità, fatti di amore, quello che manca in questa società. E quindi grazie a persone come l'amico Leone Luigi, grazie a tanti operatori culturali e operatori sociali, noi possiamo dire che sicuramente in questa società lasceremo una grande testimonianza di concretezza nel sociale, nella cultura e in tutta la vita in generale. Tutto un programma questa serata, tutto un qualche cosa da vedere, da ascoltare, da gustarselo seduti in questa location d'eccezione. Grazie. Grazie a voi e spero di avervi di nuovo a Sorrento l'anno prossimo. Noi siamo anche il seguito di Angelo Iannelli, quindi saremo qui sicuramente con lui. A voi, grazie a Teleblu. A dopo. Continuiamo le nostre interviste per questa grande manifestazione sotto la direzione artistica di Angelo Iannelli. È d'obbligo fare le aperture ai nostri attori, artisti, cantanti, tenori, non a caso tenore. Il prossimo ospite? Vedo l'amico, il tenore pop Giuseppe Gambi, quindi ci delizierà sicuramente con Torna a Sorrento o con qualche brano del mitico Caruso. Noi poi con l'amico Gambi siamo di casa qui a Sorrento, abbiamo fatto diversi eventi con Pulcinella e appunto Caruso, quindi per noi è un bel ritorno. Io stavolta in veste di direttore artistico, ma soprattutto le emozioni ci sono sempre qui in questa bellissima città. Giuseppe, oggi ci ritroviamo un angelo diverso dal solito, con un ruolo istituzionale, direttore artistico. Beh, troviamo sempre un angelo pieno di voglia di fare, che noi ringraziamo perché comunque ci ha portato qua, nella perla della musica, che è Sorrento, una città meravigliosa che accoglie un Pulcinella come angelo e anche un Caruso. E io mi metto anche un po' nei panni di Caruso perché siamo appunto reduci da un bellissimo successo che abbiamo avuto a Villa Fiorentino la scorsa stagione e Caruso veramente qua è un'istituzione e io sono contento di poterlo rappresentare oggi e essere premiato in questa bellissima struttura che è la sala consiliare del nostro carissimo, ripeto, sindaco Sorrento, che salutiamo con affetto e ci auguriamo che tanta gente possa apprezzare questa giornata che sicuramente avrà uno sfondo anche sociale, perché non dimentichiamo che comunque Angelo è un'eccellenza napoletana che con il suo sorriso riesce comunque ad essere l'ambasciatore. E quindi facciamo tanti in bocca al lupo ad Angelo e a noi che portiamo la musica. A me faccio 10 anni di carriera e quindi sono contento di stare qua, che poi Sorrento è, ripeto, è la perla della musica per l'eccellenza, soprattutto per la canzone napoletana. Quindi auguri a noi e soprattutto viva la musica sempre. Quindi ci delizierà di qualche chicca. Beh, l'ha detto Angelo, come fai a tornare a Sorrento e non quando torna a Sorrento? Abbiamo un bello maestro che ci accompagna, quindi sicuramente sarà questa la canzone che ho deciso, anche perché è un modo per tornare a Sorrento. E auguriamoci, insomma, ecco, che ci sarà a breve, stiamo lavorando su questa bellissima data di Sorrento, perché abbiamo fatto uno spettacolo che il mio è tributo a Caruso. Però con Angelo abbiamo unito le forze e abbiamo creato Caruso incontra Pulcinella. E quindi questo è un bellissimo format dove si prende la canzone napoletana e dove si riprende il folklore di Pulcinella, quindi unito diventa una miscela interessante e uno spettacolo che non fa annoiare. Cultura, arte e musica. Soprattutto, ecco, lui parlava di uno spettacolo itinerante per le varie città d'Italia, giusto per far diventare questo spettacolo Pulcinella incontra Caruso internazionale e portarlo in giro per il mondo. Nel frattempo noi cerchiamo di donare emozioni in attesa che inizia questa bellissima manifestazione. Grazie a Giuseppe. A voi, buona serata e viva sempre la musica e buona vita a tutti. Ciao. Grazie.
Io direi che sia d'obbligo invitare una tua collaboratrice, una persona molto stretta, automaticamente Edda Cioffi, che eccola che arriva. A dire Angelo ci sono anch'io, perché poi è sempre a fianco alle presentazioni dei grossi eventi miei, come il premio ambasciatore del sorriso, come appunto il festival Le Voci di Napoli, le partite del cuore. Edda è una persona di fiducia, è una ragazza che stimo e voglio bene. Eccola qua, Edda Cioffi, ciao Edda. Io sono qui come sempre perché dove c'è Angelo Iannelli ci sono io, è vero Angelo? Io ho cominciato con Angelo, ho ovviamente un grande legame, un feeling lavorativo ed affettivo, e quindi lì dove c'è Angelo io ci credo. In realtà Angelo non mi dice neanche l'evento, io vado perché so che quando c'è lui c'è arte, c'è cultura e c'è solidarietà. Quindi è un seguito oramai consolidato, come lo stiamo diventando noi di Tele Blu, perché seguiamo tutti gli eventi di Angelo. Il prossimo evento sarà un qualche cosa di VIP. Io ho cominciato con lui proprio come una delle prime presentazioni 4-5 anni fa con il premio ambasciatore del sorriso. Lui è l'ambasciatore del sorriso, ha premiato grandissimi artisti veramente di fama nazionale e internazionale, e la bellezza proprio dei suoi eventi è che crea questa sinergia tra vari elementi. L'empatia però è proprio il minimo comune denominatore di tutti gli eventi di Angelo, quindi io voglio fare un plauso ad Angelo, che è direttore artistico di questo grande ed importante premio, e soprattutto faccio un in bocca al lupo per tutti i suoi prossimi eventi, anche perché i suoi eventi sono anche i miei, perché noi siamo insieme sempre, quindi ci rivediamo, è una grande famiglia, poi ovviamente con Emanuela, sono tante persone insieme a noi. Quindi avremo modo di rivederci, di risentirci, anche perché stare indietro ad Angelo non è facile. Non è facile, però è bello. È bello perché la discontinuità e la continuità degli encomi, dei premi, di tutto ciò che gli sta accadendo in questo momento, non è da tutti, ma è semplicemente per Angelo. È vero, anche perché molte persone, c'è un concetto importante, è quello di potere. Ci sono vari tipi di potere, c'è il potere tradizionale, il potere economico, il potere politico. Invece Angelo ha un potere che è più forte di tutti, è quello del carisma. Il carisma fa muovere le masse, e se voi vedete tutti gli eventi di Angelo ci sono tantissime persone, anche perché lui attraverso il suo carisma, che è il suo potere, muove le masse. Come farai senza Edda? No, io senza di lei non posso iniziare eventi, lei lo sa, a volte cambio data, perché il ruolo che occupo io è un ruolo importante, e tante volte ho tante amiche che mi chiedono di presentare, allora io mi guardo intorno e dico: trovi solo aspettiamo un attimo, vi faccio sapere, perché giustamente nascono delle sinergie, ma soprattutto momenti di fiducia, e là dove è un po' come quando si forma una coppia che si stima e si diventa amata, indissolubile, diventa una sola cosa. È vero, ma poi il rapporto di fiducia è la sincerità. Quando c'è sincerità in un'amica puoi arrivare oltre il mondo. Complimenti per gli elogi fatti da Angelo, tutti meritati. Andiamo oltre agli elogi e continuiamo la serata. Quindi buona serata a tutti, e soprattutto seguite tutti gli eventi di Angelo Iannelli. Grazie Edda Cioffi, e noi continuiamo. Continuiamo, grazie a voi di Tele Blu. Ciao. Continuiamo le nostre interviste, parte istituzionale, abbiamo il Presidente del Consiglio Comunale nella persona di Luigi Di Brisco, e abbiamo l'Assessore alla Cultura, alla Sport, alle attività produttive, Massimo Coppola. Cos'è per Sorrento questo premio? È un premio importante, sono tanti anni che lo ospitiamo presso la sala consiliare, e per noi è un vanto, perché è un premio giunto a tante edizioni, che ha portato nella nostra città numerosi premiati provenienti da numerose località nazionali e anche da alcuni paesi esteri. È un grande vanto per una città come la nostra, come la città di Sorrento, che è un target qualitativamente noto a livello turistico. Dunque è un nostro privilegio dare spazio a questa iniziativa portata avanti dall'Associazione Arsa Scrivendi, presieduta da Luigi Leone. Cosa porta a Sorrento questa attività? La cultura per noi è importante la cultura, è importante l'arte, è importante valorizzare l'enorme patrimonio artistico e culturale della città.
oggi siamo qui per questo, il giorno di Notte d'Arte, della quale il premio Surrentum rappresenta la manifestazione di apertura, è inserita in questo grande tabellone. Partiamo adesso, tutta la notte sarà piena di attività culturali e di attività di svago, un momento per conoscere anche quello che molto spesso da cittadini trascuriamo, cioè il nostro enorme patrimonio, le bellezze della nostra città. La cultura ovviamente è importante, e quando si parla di cultura non si può non parlare di poesia, e siamo qui appunto per questo, questo premio è al primo posto nel nostro cartellone, è il premio inaugurale, e ci auguriamo che l'intera manifestazione riscuota il successo che stiamo vedendo in questa sala in questo momento, una sala piena fino ad essere gremita, vuol dire che c'è tanta voglia di cultura e c'è tanto bisogno di approfondire questo genere di attività. Una startup estiva, un'iniziativa principale, primaria per questa stagione 2019, un supporto alla cultura, alla musica e naturalmente a Sorrento. Sì, la nostra città, come di consueto, organizza un palinsesto sempre molto ricco di attività culturali finalizzate sia al turismo che ai cittadini che vi si risiedono. Poche settimane fa c'è stato il premio Biagio Agnes a livello internazionale per quanto riguarda il giornalismo, e queste attività proseguiranno fino al Natale in un palinsesto sempre molto ricco. Questa iniziativa è inserita a pieno titolo all'interno di queste attività, in quanto, come dicevo poc'anzi, porta lustro alla nostra città sotto un profilo sia nazionale che a livello internazionale. Un'immagine diversa, un'immagine molto professionale su ciò che è la Sorrento attuale. Sì, come diciamo spesso, Sorrento non è solo svago, non è solo divertimento, è anche cultura, è anche arte, musica, è anche poesia, è una terra che ha ispirato poeti, è una terra che ha ispirato cantanti. Quindi ci auguriamo faccia lo stesso con i premiati di oggi, affinché possano trarre dalle nostre bellezze, dalle bellezze del nostro territorio, l'ispirazione per loro opere future. Grazie e un buon Sorrentum 2019. Grazie a voi, buona serata e buon proseguimento. Grazie a voi tutti, buona serata. Continuiamo. Ospiti a cascata, come dice qualcuno a Napoli, il Peppe di Napoli, il famoso chef. Abbiamo un altro grande artista, Antonio Buonomo. Sì, salve, salve. Sono davvero contento di partecipare anch'io a questa iniziativa molto bella di Angelo Iannelli. E diverse volte ci sono stato, sono tutte iniziative importanti, e questa è la cosa più importante, cioè iniziative di cultura, devo dire la verità. E a me fa sempre piacere comunque parteciparvi, perché bisogna che la canzone classica o qualsiasi cosa che si parli di Napoli, bisogna farla camminare a doppio passo, perché pare che la nostra canzone, la classica e la classica contemporanea, sia del tutto abbandonata, e non è giusto, perché Napoli ha varcato gli oceani senza mezzo di trasmissione, e quindi gli ultimi rimasti, ovvero anche una piccola percentuale di neomelodici, dovrebbero naturalmente dedicarsi anche alla canzone classica antica e alla classica contemporanea. E questo è quello che posso dire, insomma. Ascoltare questa musica significa confermare praticamente ciò che lei ha detto: la musica classica napoletana ha una velocità immensa su tutto il globo, siamo conosciuti in tutto il mondo. Io mi ricordo la parola di Gianni Nazzaro, Gianni, sì, che disse: il napoletano e la canzone napoletana è come la Coca-Cola, si trova in tutto il mondo. Sì, e infatti saluto pure Gianni Nazzaro con un bacio da parte mia, e aveva perfettamente ragione. E l'ho detto prima, la canzone classica antica e quella contemporanea ha varcato gli oceani senza mezzo di trasmissione, quindi Napoli è in tutto il mondo così, perché è amata sotto tanti punti di vista, la nostra bella Napoli, però
la percentuale più alta è quella della canzone che i grandi autori hanno scritto, e hanno scritto con cognizione e con coerenza. Qualche parola su premio Sorrentum 2019 con direttore artistico Angelo Iannelli. Ma Angelo Iannelli è una persona squisita, una persona straordinaria, un caro amico, tanto è vero che naturalmente qualsiasi volta lui mi chiami ci vado volentieri, e adesso sono contento perché sono a Sorrento, ci rilassiamo un po', ci vediamo ancora più Sorrento, anche perché io sono stato in collegio a 8 anni proprio a Sorrento, e quindi sono felice di ritornarci ancora, ma come professionista. Grazie Antonio Bonomo. Grazie a voi, grazie.